Il Teramo esce sconfitto dal Delconero contro l'Ancona Matelica per 2-1, ma nonostante un'ottima ripresa in cui la squadra di Guidi, per la mole di gioco espressa e le occasioni create, avrebbe meritato ampiamente il pareggio, alla fine può festeggiare la matematica certezza della permanenza in Lega Pro grazie alla sconfitta in casa della Pistoiese contro il Pescara. Guidi inizialmente recupera Rosso nel trio offensivo e la novità è Lombardo sulla fascia, per il resto stessa formazione, Colavitto con il consueto 4-3-3 e gli ex Iotti e Fagioli dal primo minuto. Il primo tempo è vibrante con botta e risposta. All'11esimo i padroni di casa trovano la rete del vantaggio con l'ex Fagioli, come era accaduto all'andata. L'attaccante sotto porta non sbaglia e con la difesa del Teramo non esente da colpe. Il Diavolo soffre inizialmente il pressing degli avversari, ma prova subito a reagire. Prima al 20esimo c'è la conclusione di Noce, che si perde non di molto sul fondo. Un minuto dopo però il Diavolo pareggia i conti con Bernardotto, che arma il destro dai limiti e buca le mani di Avella. Ottavo centro stagionale per l'attaccante ex Avellino, che non perdona per la terza domenica consecutiva. Neppure però il tempo di gioire, perché i padroni di casa al minuto 26 tornano avanti su calcio di rigore per un fallo di Soprano su Fagioli, non evidentissimo. Dal dischetto va Rolfini, che supera Perrucchini, che intuisce il tiro ma non arriva alla deviazione. Si chiude sul 2-1 la prima frazione. La ripresa è di Marca Teramana. La squadra di Colavitto bada solo a difendersi e non è quasi mai pericolosa. Il Teramo spinge con più convinzione. Guidi mette dentro forze fresche nel tentativo di scuotere i suoi. Jacoponi, Mordini e Malotti per Soprano, Lombardo e Rosso. Prima al 47esimo e l'Ancona pericolosa con Del Carro, la sfera di poco al lato. Al minuto 56 il mancino di Malotti mette i brividi alla retroguardia marchigiana, la sfera sfiora l'incrocio, il Teramo spinge e al 61esimo Iotti rischia l'autorete su un filtrante di Azio Osmanovic. Però alla fine l'Ancona stringe i denti, soffre nel finale ma resiste. Il Teramo è pericoloso all'80esimo con Jacoponi, il tiro sull'esterno della rete, e all'83esimo la conclusione di Rossetti, si perde sopra la traversa. Finisce 2-1. Il pareggio sarebbe stato il risultato più equo, ma in casa Teramo l'amarezza lascia il posto alla soddisfazione di aver centrato matematicamente l'obiettivo della salvezza. Ora occhio alle vicende sul futuro societario e sabato ultima sfida in casa contro la Reggiana.